Cinque Terre Ferries, nuovissima compagnia di navigazione del territorio, si presenta oggi agli operatori turistici dello Spezzino. Non solamente attività di trasporto dalla Spezia a Porto Venere e anche alle Cinque Terre, ma attività esperienziali. Credevamo molto nel fatto che ci fosse la possibilità di fare turismo esperienziale tra Porto Venere, le Cinque Terre, ma in tutto il Golfo dei Paiti, e quindi abbiamo finalmente preso un'imbarcazione moderna, come potete vedere, e con la quale vorremmo fare queste cose. Purtroppo siamo incappati nel Covid, perché abbiamo preso questa barca proprio pochi mesi prima che scoppiasse il problema, ma non ci siamo dati per vinti e infatti siamo qua e speriamo il 15 giugno di partire con le nostre gite, diciamo così, con guide, perché noi porteremo sempre guide a bordo che poi accompagneranno anche la gente a terra. E quindi una cosa un po' diversa, cioè non vogliamo fare un semplice trasporto da A a B, ma dare un'esperienza alle persone. Alle mie spalle la motonave Lord Byron, che potrà trasportare oltre 200 persone. Quali sono un po' le caratteristiche? Sono 27 metri e mezzo di nave, 6 metri e 45 di larghezza. E abbiamo 3 motori, 1000 cavalli, la navigazione sia giornaliera che a richiesta notturna. Abbiamo in mente di fare anche dei cocktail al tramonto nella baia di Porto Venere, tra Porto Venere e la Palmaria, stare lì e fare del ricevimento, musica, queste cose qua. Anche musica dal vivo abbiamo in mente di fare.